Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellot's Game, episodio 35 della nostra partita in Civilization 6. Siamo qua con Sparta, abbiamo iniziato a fare il piano spaziale, quindi qua stiamo facendo appunto lo spazioporto. Adesso dobbiamo trovare altre città buone, di sicuro Washington non è tra queste, quindi lasciamo perdere. Iniziamo a Washington a creare la nostra flotta. Tipo questo, forza da mischia 60. La corazza 60 anche lei, distanza 70, raggio 3 e questa invece no, però movimento 5, stessa identica cosa, richiede carbone, forse questa qua è un po' più scarsa. Facciamo un'armata di corazzate. Perfetto, qua andiamo di faro. Qua ci pigliamo qualche gioiello in più. Perché ora siamo fuori dai confini di Rio de Janeiro, ma credo che queste zone possiamo considerarle nostre. Quindi, se siamo fortunati, qua arriviamo fin di qui e possiamo prendere questo. Lì ci sono dei barbari, ma probabilmente sono stati distrutti da altri. Nel frattempo, questa la mandiamo a commerciare con Corinto. Facciamo la strada anche da questa parte. Perfetto, altro ferro, che comunque è fuori dalla zona della città, però se ne andiamo a fondare una qui, cosa che potremmo fare? Allora, vogliono la loro spia per il mercurio. Accetto lo scambio. Ciao. Ok, e questi che preparano qui le truppe, secondo me stanno In pensando di guerra, dichiararci il guerra. fattore più imprevedibile è la volontà umana. Abbiamo scelto di andare sulla Luna questo decennio e di fare altre cose, non perché siano facili, ma perché sono ardue. Allora, più 15 è la produzione relativa al corso allo spazio se la città ha un'accademia militare o un porto internazionale. Direi che lo facciamo. Allora, di che colore era l'ultima? Questo. Lo posso mettere qua. Vediamo di quanto perdiamo soldi. Una settantina di soldi li abbiamo persi, ma miriamo alla produzione di quello che ci interessa. Allora, qua invece cosa dobbiamo fare? Militarizzazione. Pista d'atterraggio aerodromo, non l'abbiamo ancora fatto. Possiamo andare ai social media e alla globalizzazione, quindi entrare nell'età dell'informazione praticamente. Ricerca tecnologie di comunicazione. Va bene, facciamo così. Quando uno sbaglia tasto. Ho lasciato qualcosa indietro. Sì, facciamo terra bruciata. Quello che ci serve tanto ormai l'abbiamo raggiunto. La Scizia è ancora qui. E qua ce ne sono. Ci sono gli altri. Va bene. Vai qua. Facciamo facciamoci qualche carro. Vediamo se posso fare la mossa in Michelle. Devo occupare un distretto, una meraviglia con slot capolavoro libero, del tipo appropriato. È religiosa, a meno che questa sia reliquia non religiosa. Sì, è reliquia. Continuo a confondere, reliquia e religiosa non sono la stessa cosa. Quindi torna a Sparta. E addormentati lì. Cos'è che faceva Napoleone invece? Non tu, come ho detto Napoleone. Allora, forma un esercito con un'unità militare terrestre. Sai
Seccheggia costa con un punto movimento. Salta turno, facciamo diventare un carro armato, creiamo l'esercito di carri. Perfetto, qua abbiamo fatto tutto. Possiamo ranzare via questa foresta volendo. Ma io credo che sia meglio andare a lavorare un po' Corinto. Ottimo. Cavolo, qua dovevo congiungerli ma non potevo. Quindi è rimasto il buco e loro ne hanno approfittato subito. A te. Più abitazioni. Come altre attività sembra essere messa abbastanza bene. Cos'è che vuoi che faccia? Ok. Vai a Corinto. Sempre. Carica il combattimento quando si difende ad attacchi a distanza. No, perché se loro si vogliono preparare alla guerra, allora mi ci preparo anch'io. Te cosa ti volevo utilizzare? Effetto attivo. Costruisci istantaneamente una fabbrica e una bottega in questo distretto. Ah, quindi qua volevo fare il distretto ma non l'ho fatto, ecco perché sei qui. Allora facciamo che finiamo questo e poi dopo facciamo il distretto. Qui facciamo una rotta per Mileto. Ah, è diventata cavalleria, non diventa quell'altro. Questo può benissimo dormire, quindi. Pensavo che tu fossi potenziabile, ma la cavalleria mi interessa poco. Vediamo di potenziare il carro appena arriva da qualche parte. Carro armato. Quindi dormi. No, salta turno. Così ci ricordiamo di farlo. Questi due che vogliono andare. Fai vigila. Torni Andrea. Tu sei già abbastanza forte. Rotta farla per questo. Comunque siamo riusciti a rendere le città, quelle appena fondate, buone. Qua c'è ancora tutto questo spazio aperto, quello. Tu spostati a sud, così ci incontriamo con il carro. Perché non posso andare qua? Allora, formo un esercito con unità terrestre. Bene, quindi abbiamo creato un esercito devastante. 97, forza mischia, si può muovere di 6. Devastante. Vediamo di quanto è aumentata la nostra forza. No, non qui. 1500 contro la Norvegia che vale 1000. Beh, non è così scarsa, eh. Gilgamesh ha una forza di 44.
La Corea 1000. Noi non stiamo reclutando unità militari da secoli eterni. E ovviamente qua c'è da fare una piccola operazione di marketing. Questi sono tutti potenziabili. Facciamolo. Qua ti conviene addormentarti. Anzi, addormentati qui dentro. Forma un corpo. Ah, con lui. Quindi uniamo le unità. No, fai così e basta. E tu dormi nella città. Perfetto. Quindi anche tu sei potenziabile. Unità che attende ordini. Fai così. Non mi piace l'impero che sta venendo fuori. Qua c'è un sacco di alluminio. Tutto nel deserto l'alluminio. Non pensavo ci fosse questa relazione. Cioè, che poi è probabilmente casuale. Allora, qua tu non puoi fare niente. Prendere quello 1, 2, 3. Questo qua si può prendere, perché non l'abbiamo ancora comprata? Eureka! Coraggio incolto, capisco solo due cose: l'amicizia. Grande. Allora, vieni qui. Dobbiamo aspettare di avere più soldi per potenziare tutto. Allora, qua dobbiamo fare lo spazioporto. Però devo fare almeno l'accademia militare per avere il bonus. Quindi facciamola. Infatti qua lo spazioporto costa di meno. 74 non è una cattiva città. Facciamo lo spazioporto qua. Emissari da mandare, così ci possiamo riprendere già carta. Il massimo è 9 a quanto pare. Ma non è vero. Bruxelles ce l'hanno presa. Anche Lisbona. Ok, però vediamo se siamo noi i sovrani adesso. Sono io. Ok. Ah, forse il 9 perché ero io. Bene, Candy che mi protegge da sud. E Lisbona però se è alleato con la Norvegia potrebbe essere un problema. Allora, ne ho buttati via due. Velocità di crescita delle città che non si trovano sul continente della capitale originale. Più 25% oro nelle città che non si trovano nel continente della città originale. Ce l'abbiamo quasi tutte lì. Abitazioni, meno 8 in tutte le città con almeno 3 distretti, no. New Deal. Qualcosa che mi dia più oro non c'è. Vabbè, questo qua lo mettiamo lì. Poi qualcosa di economico o qualcos'altro, mettiamo questo qua, non è un problema. Ricevi 50 oro per AP della crescita se sostituisci una fattoria con un distretto. No, non ha senso. Raddoppia la fede. Vediamo se ho qualcosa che non mi interessa più. Questo qua dei coloni. Vorrei farne ancora un paio, ma credo che ci possiamo fermare, dai.
Ma questo qua è dei costruttori, che cacchio sto dicendo? C'è quello dei coloni? No, non c'è. Boh, possiamo aumentare la scienza, però vorrei aumentare la produzione, ma non vedo da nessuna parte questa opzione. Produzione per la costruzione di accampamenti, poco interessante. Produzione, costruzione spie, rotte commerciali verso una città alleata. Città alleata non intende quelle interne probabilmente, però potrebbe essere. Potrebbe essere. Quindi in teoria abbiamo più due cibo e più due produzioni rispetto al solito. Oh, forse dal prossimo turno. No, vediamolo subito. Non mi sembra di no. No, mi sa invece di sì. Forse alleata intende... Vediamo se con Giacarta... No, non è vero, cambia un tubo. Vai, inizia la rotta. Carro armato, mettiti direttamente lì. No, perché se lui piace giocare, allora giochiamo anche noi. E lo facciamo cacare sotto. Perfetto, questa vai qui. Sono unità che possono essere potenziate, le potenziamo. Unità in attesa di ordini. Salta turno. E però... Però, questo colono qua mi sta ampiamente sulle palle. Mi sa che siamo costretti a dichiarare guerra in anticipo. Va bene, allora facciamo un paio di prove. Abbiamo purtroppo Rio de Janeiro con Lisbona che potrebbe entrare e distruggere le cose. Sette turni. Poi ho qua la corazzata Potionchi, che dovrebbe essere pronta a fare le sue cose. Va bene, vediamo se c'è possibilità di denunciarlo. No. Allora, questa massa scatenerà una guerra con la Norvegia, spropositata, lascia perdere. Casus belli. Dichiara guerra coloniale. Dichiara una guerra a una nazione che è due ere tecnologiche indietro rispetto a te. Tutte le impenetrabili cose sono dimezzate. Bene. Questa sarà una grande epica saga. Lasciamo i bardi di Skyrim cantare di questa storia. C'è una X da qualche parte? Bene. 37 di sangue, forse meglio porre fine al tuo governo. Mi.
Cosa è successo quindi? Mi hai dichiarato guerra anche te? No. È semplicemente incazzato. Gilgamesh non è tuo amico. Non concedi così facilmente la tua amicizia e proviamo con questo tizio. Non vuole. Va bene, allora siamo in guerra. Facciamo un po' di rock and roll. Abbiamo vinto. Distrutto. Città conquistata. Tieni la città? Assolutamente no, mi fa schifo. Però prima spari. E fin qua ci siamo. E poi ti distruggiamo. Radio al suolo. Ora voglio capire se questa azione ha provocato ancora ribelli come l'altra volta. Facciamo un giro di prova. Attrattività è tutta più 1, quindi boh, l'altra volta ci deve essere stato qualche altro tipo di problema. Perfetto. Qua vai avanti anche se non si è potenziato, perché a questo punto siamo decisamente superiori. Il carro con Napoleone è questo? Boh. Forse è questo. Non che la cosa cambi. Bene, allora, questo qua non lo possiamo potenziare. Io direi che conquistiamo Amsterdam e poi non so che cosa, cioè posso renderlo mio vassallo, è possibile? Vediamo se tra le opzioni c'è questa cosa. No, a parte che il primo turno credo non si possa fare pace. Poi tu sei qua. Vai a prendere un po' di alluminio. Non fai altro che mentire, è impossibile, ma chi se ne frega. Sì, tanto funziona come al solito malissimo la diplomazia in questo genere di giochi. Ok, gli ho fatto fare la prima mossa, adesso tocca a noi, abbiamo un sacco di unità disponibili. Volevo vedere prima di muoverle dove erano le sue. Allora tu vieni di qua, tu vieni avanti. Sconfitta minore. Va benissimo così. Beh, a parte che la guerra è decisamente facile. Allora, te ti volevo fondare da qualche parte di qui, quindi non so se fondarti subito. Intanto iniziamo a distruggere completamente i nemici. E qua si avanza. Qua c'è un bicchiere. Perfetto. Direi che il resto dell'impero lo possiamo lasciare perdere. Con te sono in guerra? Fai pace. È possibile fare pace fra 9 turni.
Ok. Vediamo gli altri con cui sono in guerra. Lisbona e la Venta. Ma la Venta dove cacchio sta? Non era da queste parti, forse è qui. È qua. Quindi francamente chi se ne frega. Dobbiamo stare un po' più attenti a Lisbona. Ok. Giacarta era un problema perché avrei avuto troppe truppe intorno. Vittoria schiacciante. Ah, mi sa che qua devo fare unità che attendono ordini. Qua cosa stanno costruendo? Questa è una meraviglia, tipo. Stanno facendo il Big Bang? Ah ah! Vorrei farlo io. Abbassiamogli le difese. Ah, tu ti stacchi innanzitutto e torni di qui. Unità in attesa di ordini, facciamo una rotta con Hong Kong. Sì, da più di produzione, però probabilmente con quelle le città-stato alleate. Sì, esatto. Quindi non è che ne valga molto la pena. La prossima volta la cambierei. Corinto. Quanto manca il Maracanã? 2 turni. Così poi sono tutti più contenti. Cioè, non puoi andare a fondarmi Oslo qui e mandarmi anche un colono libero. Mi sembrava decisamente troppo. Comunque, sì, io conquisterei Amsterdam. E poi non saprei. Anche questa città non è male. Iniziare in attesa di ordine. Ah, questa qua invece mi sa che è brutta. Questa qua la vorrei potenziare. Cerchiamo di scappare. 210. Siamo tornati a fare qualche quattrino. Abbiamo ancora delle unità un po' scarse, che è questo balestriere e quella cavalleria, cioè scarse, rispetto al resto, non è che di per sé siano scarse. Grande personaggio, possiamo prenderci un grande ammiraglio e il prossimo turno di sicuro anche un grande generale. Ok, qua Sparta, Accademia Militare, poi andiamo di Spazioporto. Qua Efeso facciamo una scuderia. Qui a Corinto, bottega, miniera. Miniera. Sarebbe interessante utilizzare queste. Molto interessante. Bene, le difese abbattute con un colpo, anche questa cosa mi sembra alquanto strana. Vittoria decisiva, se gliela conquistiamo tutta. Unità catturata. Molto bene.
Questa città la potremmo anche tenere, però secondo me 1, 2, 3. Cioè non è che guadagniamo più risorse a... Io la prenderei con me. Qua abbiamo petrolio, quindi non è male. Possiamo costruirci il Big Bang effettivamente. Però anche questa qua che non è su un fiume, cioè cacchio di norvegesi, non sapete fare le città bene. Se no gliela possiamo anche ridare indietro, eh. No, non si può fare ancora pace. Forse devo aspettare 9 turni. Leva militare. Sì, ma non sono sovrano. 8 turni per fare cose. Allora, tiene la città? No, numero di distretti presenti 3. Vabbè, teniamola, dai. Ripara tutto quello che c'è da riparare. Andiamo avanti di qua che voglio spingere un po' di più. Perfetto. Non so quanto le convenga stare in guerra questi, però intanto che non mi chiedono di far pace, io avanzo. Qua cos'è che posso distruggere? Questa. Sì, fa l'attacco a distanza. Tu ti ritiri un secondo. Questo di chi è? Cos'è sta roba? Di chi sono questi? Sono dei balestrieri conficcati nel terreno. Allora, tu cos'è che vuoi fare? Fornisci un livello e uno d'esperienza. Allora, vieni qua. Però passa dalla terra che magari eviti di morire. Mi sa che non puoi, perché sei un ammiraglio e ti puoi muovere, ti prego, ti puoi muovere solo così. Allora dormi. Quando mi ricorderò di te in futuro faremo le cose. Ecco, vieni qua che magari ti potenziamo te. Abbiamo una mitragliatrice greca. Adesso abbiamo i loro attacchi, vediamo se riescono a farmi fuori qualche unità. Forse questa. L'ho messa molto esposta quella. In tutta la sua storia, Oh, solo il 3 Maracanã! persone sono riuscite a far ammutolire il Maracanã: il Papa, Frank Sinatra e Ammutolire perché evidentemente Pelé lo agitava, invece questo uruguaiano qua credo che li abbia battuti. Perfetto, quindi abbiamo l'attrattività alle stelle ovunque, tipo. Sbombardamento. Campus. Spazioporto 24. Spazioporto
spazio porto, ne facciamo uno anche a Sparta. E poi ci siamo. Non so se ne servono di più, ne faccio 4. Poi qua facciamo la caserma, armeria, cantiere navale. Portiamo avanti la mitragliatrice. Ah, cazzarola. Puntiamo su Amsterdam che la voglio davvero. Il resto basta anche distruggere le sue unità e fargli capire chi comanda. E ci facciamo anche un sacco di esperienza, ovviamente. Gli rubiamo i lavoratori. Tutte cose interessanti. Questa non so se è tipo. È un pallone d'osservazione, credo che serva solo per quello. Quindi salta turno. Interessante, queste qua sono le sue strutture specifiche. Questa cosa qua, vedete, può costruire nella tundra, gli dà fede e cultura e cibo a quanto pare. Però cibo 1, quindi forse non glielo dà. Qua vai avanti. Allora, te, ci sono due punti in cui vorrei fondare una città. Uno era questo. E l'altro invece potrebbe essere qua. Poi c'è qui in realtà che non sembra fatto male. Quindi, visto che non sono molto deciso, dorme. Anche perché non è il momento di andare in giro a fondare città. Se la plebe e l'elite sono naturalmente attratti dal rimpeto Totalitarismo. del totalitarismo, le masse invece vanno conquistate con la propaganda. Bene. Nuovo governo disponibile, ma direi di no. Stiamo con la democrazia. Bonus a tutta la produzione. Potremmo fare il comunismo, semplicemente per avere più produzione. Però credo vada bene così. Puoi passare qualche turno. Ok, allora facciamo fuori questo. Posso attaccare? C'è qualcosa di strano. Ma forse è ancora il turno corrente. Probabilmente sì. Ce la fai a selezionare la città? Grazie. Questo fra 7 turni, non lo voglio subito. Unità in attesa di ordini. Qua questo basta avanza per difenderci da Lisbona. Beh, questo qua è praticamente un blitzkrieg. Perché in 9 turni è il minimo in cui si può dichiarare fare una pace. Ma in 9 turni probabilmente la guerra è conclusa, però a me non interessava fare una conquista completa. Ma tu puoi attaccare o non serve a niente? A quanto pare non serve a niente, forse puoi attaccare la città e basta. Questa qua potremmo perderla, forse è meglio ritirarla.
grande personaggio, sarà per forza di cose questo, che è Samori Ture. Non so chi sia, se ve lo sapete scrivetemelo pure nei commenti. 35 turni spazio porto, troppo. Snodo commerciale invece ci sta. E lo facciamo qua. Perfetto. Quartiere residenziale. Arena. Così possiamo fare anche più città. Harrod invece che servirebbe? Facciamo qualche commerciante in più, visto che il limite è risalito ancora. Questo qua ad Atene si addormenta. Grazie. Beh, non ho mica capito. Ah, forse l'artiglieria non può conquistare. Avrebbe anche senso. Mentre il carro sì, unità catturata, siamo presi un lavoratore in più. Vai via. Però questo qua ora rischia di crepare davvero. Importiamola qua. Tempo di stanza su Amsterdam. Meno 8 le difese. Tu sei sicuro che non vuoi fare pace, vero? Non si può ancora. Ok. Occupata, nessuna crescita. Ho capito. Io questa qua gliela ridarei anche indietro, quindi possiamo razziare tutto. Razzia, come si fa? Vigila, vai, del numero unità, legati, no, non c'è. Miglioramento saccheggiato, ai ai ai, e poi? Ok, questo è uno, e l'altro? E questo è il secondo. Ma da dove sono arrivati questi? Allora, facciamo immediatamente quello che ci mette di meno, cos'è una cavalleria. Non voglio che vada in giro a distruggere le cose. Anche perché, guardate la popolazione, avendo distrutto il centro residenziale, ci sta massacrando. Sì, vai di cavalleria. No, c'è questo. Qua non abbiamo nessuno. Ci sei tu. Allora, Sarutomi. Trasferisciti per ora ad Atene. Perché ad Atene non si può? Vai a Corinto. Perfetto. Sconfitta rovinosa. Saccheggiamogli tutto, tanto di queste non mi interessa proprio niente. Qua potrei prenderla per il petrolio. Cos'è sta roba?
tipo l'università di Oxford, secondo me. Lasciata a metà, tra l'altro. Glielo rubo? Strano. Pensavo di sì. Certo, qua non posso razziare perché è il mio territorio. Non è una cosa così complicata, effettivamente. Invece qua voglio provare ad attaccare queste cacchie di navi. Bene. Un sacco male le difese. Addormentati. Potenziati, almeno anche qua a sud abbiamo la certezza che da Lisbona non arriverà nulla di pericoloso. Cavolo, quello lì mi è proprio sfuggito. Però perché non mi ha fatto vedere il movimento delle truppe tipo qua? Non è neanche servito. A posto, allora facciamo una bella cosa. Produzione. Io farei una così, così. Fai questo. Posso mettere la coda? Poi fai questo. C'è la possibilità di fare la coda. Vabbè, lasciamo perdere, va? Mi sono stufato. Questo qui cos'è che fa? Crea istantaneamente una fanteria di livello 1 con una promozione. Bravo. Ok. Andiamo a ranzare via qualche foresta così potenziamo tutto. Finiamo prima lo spazio porto. Ok, abbiamo preso la città, questa qua la teniamo, sì, libera la città, restituisce ad Amsterdam, grande riduzione di penalità, tiene la città, valore raddoppiato, triplicato, ho capito, non ho possibilità di fare niente, no, questa qua ce la teniamo per noi, ce la teniamo per noi, chissà se posso prendere questa, no, mi sa che le ha distrutte immediatamente perché sono cose che io non posso tenere, però abbiamo rame, ferro, carbone e questo qua, però è poco fuori i confini che ci interessa. Questo ha fatto pace con loro. Lisbona, mancano 5 turni. Ah, qua iniziamo a riparare l'accampamento, che è quello che mi interessa. Beh, i carri ti danno una superiorità che è abbastanza imbarazzante.
Credo abbiano 4 città ormai, quindi non sono per niente pericolosi. Qua rimani in vigila. Se non è partito il timer questa volta, facciamo 10 minuti e poi interrompiamo qualsiasi cosa sia successo. Bravo. Difese abbattute. Tanto vediamo. All'inizio guerra lui aveva 1000 punti. Noi siamo diventati molto più forti. Vittoria culturale. Ragazzi, secondo me finiamo che facciamo sta vittoria, anche se non voglio. Cioè, volevo fare quella scientifica, ma forse abbiamo fatto troppo turismo per poter fare quella scientifica. Troppe meraviglie, troppe cose belle. Scizia, allora, la mia offerta. E cosa mi daresti per sta roba? Rifiuto lo scambio, perché non è una... Dovresti ripensarci. Caspita, gente che va a cavallo mi minaccia dall'altra parte del pianeta? Potreste addirittura nuotare con i cavalli? Sarebbe davvero pericoloso per me. Città conquistata. Allora, questa qui la possiamo anche tenere. Ma gliela restituiamo. Allora, per ora tieni questa città nel tuo impero come città occupata. Sarà meno produttiva finché non si sarà discusso sul tavolo della pace alla fine del conflitto. Ok. Rede solo la città, rimuovendo tutti i suoi distretti. No, tieni la città. Segniamo come città occupata, appunto. Questa. Noi abbiamo il Duomo, il parco, l'aerodromo, cioè l'autodromo, ma una piccola variazione. Ma non è ancora finito. Ah, stai facendo quello. No, qua invece, visto che tanto si è occupata, mi produci soldi. Questa qua mi produci soldi. Non si può perché non hai distretti. Mi fai, che ne so, un medico. Peccato che si abbiano distrutto quella. Torna qui. Ma non l'ho visto, chissà dove è passato quello stronzo. Boh. Quello è potenziabile. Torre schiacciante. Torre schiacciante. Quella città lì riusciamo a conquistarla praticamente con un coso. Non so, sto facendo il coso da Tennessee qua, quindi mi serve produzione. Cosa facciamo qua? Rifai la foresta così la tagliamo ancora. Tu sei diventato più forte? Puoi attaccare direttamente? Città catturata. Sì, tieni la città. Ma mi converrebbe razziarla tutta prima di conquistargliela. Però francamente a questo punto possiamo anche giocare a... a finire la guerra prima. Perché non è che ci sia molto
da fare. Sei sicuro che non vuoi fare ancora pace? Vabbè, cacchi tuoi. Questa città qua può cadere praticamente da sola. Fortifichiamo quella lì invece. La cosa bella è che almeno gli indiani non si sono fatti più vedere dopo che li abbiamo denunciati. Forse dovevamo farlo prima. Posso prendere un grande ingegnere? Allora, gli edifici regionali di questo distretto forniscono più 2 produzione. Gli edifici regionali di questo distretto hanno un effetto che si estende di 3 caselle più in là. Boh, ingaggio Tesla. C'è questo distretto più 2 produzioni, gli edifici regionali di questo distretto. Tesla potentissimo. Comando. Allora, qua dov'è che possiamo andare? Tipo, possiamo fare delle miniere qui attorno? Visto che non le abbiamo fatte. Bene. Città conquistata, tieni la città. Fammi questo. Dai, mancano 2 città tipo. No, aspetta, tu devi venire di qui. Ok. Mancano solo 2 città a sti norvegesi qui. Manca una città, direi. Questa... Andiamola di qui che magari riusciamo a superare le montagne. Non so se può volare sopra le montagne il pallone. Posso razziare i miei stessi ter... No, l'abbiamo già provato. Quindi boh, avanza. Giusto per... Posso potenziare questo cannone? Ah sì, perché era un cannone, non è ancora artiglieria. Ora è diventato artiglieria anche questo. Credo che non abbiamo perso nessuno. Se continuerete con questa corsa alle armi nucleari, tutto quello che potrete fare sarà far saltare le macerie. Allora, dov'è che abbiamo l'uranio? Qua, molto bene che non abbiamo costruito niente per fortuna. E l'altro? Non lo vedo. Tipo sotto uno di questi distretti, a quanto pare. Dov'è che? Ce l'abbiamo già. Ce l'abbiamo già a quanto pare. No, facciamo che utilizziamo questo.
Libera la città. Libera la città. Valletta indipendente. Grande. Potevamo liberare anche Amsterdam, però. Così ci possiamo prendere questo qui per noi. Molto interessante. Ok dai ragazzi, visto che l'episodio è anche durato tanto, ci interrompiamo qua. La guerra è andata avanti abbastanza bene. Manca solo una città e poi tutta la Norvegia è caduta. Poi ridiamo indietro tutte le città tranne Amsterdam, che la voglio tenere per me. Quindi queste 5 città. Valletta la lasciamo libera. Potevo liberare anche Amsterdam. Forse era meglio liberare Amsterdam. Vabbè, ormai l'abbiamo fatto. Quindi dai, ci salutiamo qua. Spero che appunto questo episodio vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. GG a tutti.